Allora, prendo il microfono solo ed esclusivamente perché non voglio dimostrare che potrei farlo anche da tenore, perché ci sono tutte le questioni legate alle igienizzazioni dei microfoni, tutte queste cose. Allora, come avete visto, siamo riusciti nell'impresa di scatenare un fortunale ripartendo su queste piccole iniziative, queste pillole che noi abbiamo fortemente voluto, l'Ufficio Cultura della Biblioteca di Villa Venino, fortemente voluto per dare un segno. Si rischia soltanto di dire cose retoriche. Abbiamo avuto una sequenza di parole che da febbraio ad oggi ci hanno massacrato e che sono diventate parole di impiego comune. Prima la parola distanziamento non la usava praticamente nessuno, e che hanno caratterizzato tutto il nostro vivere o convivere con una situazione particolarmente grave e speciale. Allora, io mi sono ripromesso di non fare nessun tipo di retorica sul fatto che la sofferenza fa parte della vita, che la nostra generazione, anche se io non sono più un ragazzo, non ha visto situazioni epocali come questa promette di essere, e lo vedremo questo nei mesi successivi. Adesso io ho soltanto la gioia molto forte. Mentre venivo, ho riguardato un attimo come era stato approntato il cortile della nostra villa, e sarebbe stato senza dubbio più bello, più evocativo, più nostro. Ecco, però il fatto di poterlo fare, il fatto di poter essere qui insieme, il fatto di cominciare questo mese di luglio con qualche piccolo assaggio di come progettiamo l'avvenire, mi riempie di grande soddisfazione. Porto saluto del sindaco naturalmente, ma era una serata che, come domani nel pomeriggio e nel resto delle... Ricordo che in villa abbiamo il lunedì il cinema e poi il venerdì la musica. Domani abbiamo l'apertura, diciamo, un po' più cittadina, un po' più popolare in senso generale al Parco Brasca, se non saremo annegati nella notte, perché questo è una cosa. Però, quello che teniamo a sottolineare è questo. Abbiamo fatto lunghe riflessioni, oggi si fanno tante riunioni in una frenesia ad ogni livello che francamente è incomprensibile, perché tanto non abbiamo molto bene il timone in mano di questa situazione. Chiunque abbia fatto un pronostico l'ha sbagliato. Chiunque abbia fatto un'elaborazione di tipo scientifico ha dovuto approssimarla successivamente in continuazione, come è giusto che sia quando si prova a formalizzare un'ipotesi. Chiunque abbia deciso di fare qualche cosa è stato poi in qualche modo frenato. Noi non abbiamo lavorato con il freno a mano tirato, abbiamo lavorato cercando di dire: vediamo quello che si può fare e che poi alla fine dà la dimensione di una bellezza ritrovata. Di conseguenza, per parte mia, c'è piena soddisfazione. E la balugine che vedevo, domani ci diranno che avremmo contato qualche mezzo milione di fulmini in questa notte, la balugine che vedevo venendo da casa mia, ho provato, come facevano gli antichi greci, a considerarla benaugurante. E allora vi dico semplicemente grazie di essere venuti in una sera di tempesta che così promette un mese di luglio almeno di serenità. Tante, tante, tante grazie. Parco di strumenti straordinari, io ho parlato fin troppo e veramente vi prego di considerare la mia gratitudine forte, perché è qualcosa di molto importante per tutti noi. Per l'Ufficio Cultura, per la Biblioteca di Villa Venino, addirittura è un segno distintivo di voglia di essere noi. Allora, animiamo con le persone gli spettacolari strumenti che vedete qui. Grazie a loro, buonasera.
Buonasera. Oh, questo era il primo pezzo. Ora l'ultimo. Si chiama Gymnast. Ok. Molto bene. Io non mi ricordo più niente. Beh, levati la mascherina. No, è bello. Ho avuto Covid. Thank you.
Grazie. Grazie a tutti. Era Minor Blues di Django Reinhardt, che è l'artista a cui questa sera tributiamo questo piccolo omaggio musicale. E la band che vedete questa sera è una band di amici che sono, diciamo, per metà liguri e per metà qui, di queste parti. Io e Ero Scrippa alla chitarra veniamo io da Genova, lui da Spotorno, comunque dalla Liguria, ed è stato un viaggio abbastanza lungo, ma non quanto ci aspettavamo, anche se c'è il ritorno. Il ritorno è preoccupante. Per il resto invece abbiamo Guido Bianchini da Milano, e abbiamo il grandissimo piacere di avere qui, insomma, diciamo il fiorfiore dei musicisti italiani e non solo, da Gerenzano il maestro Mauro Porro. Porridge per gli amici. Prossimo brano si titola Blue Drag. Thank you.
Grazie, grazie. Era Blue Drag, una reefer song degli anni 20, resa da Django Reinhardt, diciamo proprio più o meno in questo stile. Il drag è un tempo simile al blues, ma molto lento e soprattutto in minore. Ora cerchiamo di rendervi anche quella che era diciamo l'anima più swing e festaiola di Django nella sua, diciamo, eseguendo uno dei suoi brani favoriti, cioè Honeysuckle Rose del grande Fats Waller.
è lui il detentore della scaletta. Tieni pure il clarinetto. Re. Filu, filu. Filà. Filà. Che cosa sappiamo? Lo sappiamo. Thank you.
concerto di chitarra classica di un vostro concittadino, il grandissimo Emanuele Segre, grandissimo chitarrista, persona straordinaria tra l'altro, e come tutti i chitarristi classici alla fine di ogni pezzo riaccordava la chitarra, questo mio amico molto acutamente mi disse: ma se dopo ogni pezzo riaccorda la chitarra, vuol dire che alla fine di ogni pezzo la suona con la chitarra scordata. E effettivamente non ho saputo cosa replicare. E quindi è più o meno quello che stiamo facendo adesso. Ma non è un problema che sorge con il tamburo? No, assolutamente. Cioè, nel senso. Infatti, senti. Perfetto. Senti qua. Bellissimo. Il prossimo brano. Adesso, questo prossimo brano, soprattutto per la nostra gioia, non tanto per la vostra, canteremo, io Eros, è un brano bellissimo, quindi ci sentiamo il dovere di cantarlo. Si intitola, come in tutti i concerti, almeno un pezzo del Duca ci vuole, e noi ora lo facciamo, It Don't Mean a Thing. G minor. Mi è piaciuto, bellissimo. Ma te l'ho detto bene. A Genova il contrabbasso si chiama Usunzuru. Infatti
Scusa però, abbi pazienza. Se non lo usi quello grosso potevi non portarlo, abbi pazienza. Una gemma del vostro teatro. È un la minore, quindi non lo saprai mai. In effetti è vero. È in la minore, è italiana. Non è italiano, è vero. Cosa stai dicendo? Laido. Però con il tra tutti uno. Questo è il brano più famoso di Django Reinhardt, quindi l'avrete già sentito diverse volte, anche in moltissimi film e moltissimi spot commerciali. Si intitola Minor Swing. Molti di voi lo conosceranno, altri lo conosceranno anche senza saperlo, nel senso che di solito dopo le prime note senti dal pubblico qualcuno che fa ah, spot commerciali, esatto. Perché Renzo l'ha registrato per le Poste Italiane. Sì, lo feci nel 2010 c'era uno spot delle Poste con un banco posta che con una manina. E quindi, no, però dopo quello che ho fatto io ne hanno fatti, cioè, l'hanno usato anche in altri mesi. Esatto, cioè il precursore, assolutamente. Molto bene. Ora, per quella volta io avevo studiato bene, adesso poi era il 2010. Per me. Thank you.
Grazie. Grazie. Guido Bianchini on the bass. The second line. È un piacere rivedere questi vecchi amici e ovviamente di incontrarne di nuovi, anche se da qui non vediamo niente. Però ci sono. Bene, bello. Prossimo brano, in realtà. Allora, ogni tanto, anche se la serata che amiamo dedicare a Django Reinhardt, in realtà siamo dei grandi fan anche di quei pezzi un pochettino più demenziali dell'era di cui siamo appassionati. E due grandi animatori della scena all'epoca erano un duo di chitarra e contrabbasso, Slim and Slam, che praticamente erano due personaggi in cerca d'autore. No, molto, esatto, sapete, ho anticipato bellamente, molto singolari, in particolare Slim Gaillard, che era il chitarrista. Era un appassionato di giochi di parole, in realtà non si sapeva neanche molto della sua vita, pare, almeno questo è quello che lui ha sempre affermato, lui era figlio di un navigante e pare che il padre lo avesse dimenticato in Grecia. Cioè, è ripartito con la nave quando lui era proprio poco più, cioè aveva appena imparato a camminare, quindi ha aspettato che il padre tornasse un anno dopo, o 10 mesi dopo, a riprenderlo. E in effetti Slim Gaillard sapeva correntemente il greco, quindi insomma, cioè, è una storia un po' strana, ma pare che fosse vera. Questo amore per le lingue lo aveva sostanzialmente spinto a creare un vocabolario proprio che aveva anche, di cui aveva anche steso proprio un dizionario fisico. Il, come si chiamava? Il Vought. Esatto, cioè una roba strana. E lui metteva sempre macaroni, rudi tutti, runi, muri, rudi tutti. È stato Tutti Frutti, quello di Little Richard, in realtà. Non diciamo che è un plagio, però il primo a fare la canzone Tutti i frutti fu lui nel 39. Però questo brano è molto interessante perché, come molti brani di Slim Gaillard, era dedicato a, cioè era infarcito, in realtà era un nonsense continuo ed era infarcito di riferimenti ai suoi piatti preferiti, molti dei quali venivano dalla cucina italiana e yiddish. Ora, noi questa sera non ve lo suoniamo, ma esiste un pezzo che si chiama Carni di maialo. Di solito quando lo suoniamo nei concerti la gente pensa che li prendiamo in giro, ma in realtà esiste. Questo si chiama Dunkin' Bagels, ed è praticamente dedicato a queste ciambelle salate e alla propria marca Dunkin' Bagels. Hai preso l'unico che non so. Esatto, appunto. Oh. Comunque, effettivamente infami, effettivamente. Attaccala te. Altra. Prego, maestro. Vai. Vai. Dunkin' Bagels. Dunkin' Bagels. Dunkin' Bagels. Splash. Dunkin' Bagels, Dunkin' Bagels, oh, Dunkin' Bagels, splash in the coffee. Matzo ball, mezzo dolcerini, gefilte Fisch Rudi, gefilte Fisch Rudi, macaroni, mashed potatoes, rini, mashed potatoes, macaroni, Dunkin' Bagels, Dunkin' Bagels, Dunkin' Bagels, splash. Coffee.
Dunkin Bagels. Oh yes. E ora, in tema con la serata, una bellissima canzone di Django Reinhardt, forse una delle belle, sono tutte belle, è difficile sceglierne una, ma una delle più famose sicuramente, e anche una delle più apprezzate. Nuage, direi che la serata è perfetta. Piove. Thank you.
Pugliese on the guitar. Mauro Porro a tutto il resto. A tutto quello che c'è. E ora. Follow me. Proprio così. In C. D'amblè. In C. Ok. In C6. Thank you.
Grazie. Allora, prossimo brano, ci avviamo verso la fine di questo nostro concerto. Innanzitutto, grazie a tutti per essere venuti nonostante il fortunale. E il prossimo brano si intitola Shake of Arabi. Sì. Bastano due note, la sera sarà banda
facciamo Dark Eyes. Ok, siamo all'ultimo brano e quindi noi vi ringraziamo ancora e vi presento ancora una volta Eero Skripa alla chitarra. Guido Bianchini al contrabbasso. L'ineguagliabile Mauro L. Porro. A tutto quello che avete visto. E poi io sono Renzo. Il maestro Luise. Renzo Luise da Fano. Diciamolo. Grazie. Il prossimo brano è un brano con cui tradizionalmente si concludono i concerti dedicati a Django. Thank you.
cazzo, sì. C'è un po' d'acqua per i musicisti? Facciamo... Allora, vi suoniamo molto volentieri un brano che è praticamente una canzone d'amore. È una canzone d'amore, è la storia di uno che ospita un amico a casa. E questo amico, per ringraziarlo dell'ospitalità che riceve, sostanzialmente gli insidia la moglie. Cioè non solo praticamente... Esatto. È l'antesignano. Praticamente cosa succede? Che questo qua si fa cucinare, si fa stirare i vestiti, eccetera, dalla moglie di questo signore e poi gli insidia la moglie. L'altro personaggio, la vittima di questo, diciamo, adulterio, è molto logicamente arrabbiato e quindi dice: sarò contento di vederti morto. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Quindi lo suoniamo in si bemolle. Si bemolle, sì. Sì. Cioè, è stato fatto in tutte le tonalità possibili. Lo facciamo in si bemolle. Si bemolle. In si bemolle. That you rascal you, you rascal you. I'll be glad when you that you rascal you, you rascal you. You come into my home, I want to leave my wife alone. I'll be glad when you that you rascal you, you rascal you. You ask my wife for a meal, you rascal you, you rascal you. You ask my wife for a meal, you rascal you, you rascal you. My wife for a meal and something else you try to steal. I'll be glad when you that you rascal you. When you dead, you rascal you, you rascal you. I'll be glad when you dead, you rascal you, you rascal you. You come into my home, I want to leave my wife alone. I'll be glad when you dead, you rascal you. You ask my wife to wash your clothes, you rascal you, you rascal you. You ask my wife to wash your clothes, you rascal you, you rascal you. You ask my wife to wash your clothes and something else, I suppose. I'll be glad when you dead, you rascal you. We'll be right back.
dead, do rascal you. Do rascal you. I'll be glad when you're dead, do rascal you. Do rascal you. You come into my home, I want to leave my wife alone. I'll be glad when you're dead, do rascal you. Yes.
Grazie, grazie ancora. Buonanotte a tutti.